27. Titta e Agnese. Io assisto Titta e Agnese che hanno 50 anni. Lui è rattrappito dalla sclerosi a placche, come un ulivo che nel Getsemani ricorda lo spasimo di Cristo. Agnese è la sorella che lo cura e gli fa tutto. Solo lei è capace di capire ciò che Titta dice. Intorno a loro c'è l'immensa periferia della città dove ognuno se ne frega. Che dovrebbe fare Agnese? Sbattere il fratello in ospedale ed aspettare la sua morte? Intanto deve andare a lavorare e Titta rimane per tutta la giornata nel suo corpo malato. Per i due fratelli ci sarebbero solo lacrime da farne un pozzo e disperazione da farne una pistola. Invece sapete quale frase di Titta mi ha tradotto Agnese giorni fa? Ho fiducia che questo dolore non sarà perduto. Commento. Niente va perduto, soprattutto il dolore. E come potrebbe, se il dolore giunge per fare di noi un nuovo essere? Per questo il dolore è il carburante dell'evoluzione.